Due erano in due. Egle giunse a caso che faceva caldo, l'accolse l'aria viziata dell'ambiente sempre chiuso. Era stata una stupidaggine non andare a mangiare in trattoria da qualche amica alla fine di una giornata così nera. E adesso doveva pure riacquistare uno straccio di equilibrio per meditare come ogni sera. Oppure. Doveva meditare per riacquistare l'equilibrio. Alle otto aprì il frigorifero che era quasi vuoto. Rimase davanti allo sportello aperto. Nel congelatore due banini all'olio e nel frigo una tavoletta di cioccolata all'arancia. Deglutì. Era accaduto tutto troppo in fretta. La luce del frigorifero la fissava paziente. Chiuse lo sportello e su un post-it scrisse: Domani, durante la meditazione, dovrò entrare in profondità nella nube d'oro per ricaricarmi. Nel forno a microonde, scongelò un panino, lo aprì e ci mise la tavoletta di cioccolata. Pensava a come il direttore l'aveva giubilata. Una castrazione bella e buona. Adesso, però, che l'avevano relegata in biblioteca, Avrebbe avuto liberi un pomeriggio a settimana e più tempo per meditare e mantenere i contatti con gli amici di Facebook. Mangiava e si dondolava tra il frigorifero e la lavapiatti. Era molto giù. Si sedette al tavolo e accese il televisore. Sempre le stesse notizie. Delinquenza, scandali, leggi finanziarie il Presidente della Repubblica che invocava l'unità del Paese, e il Papa che invocava la Madonna, e il Governo che invocava le riforme, e l'opposizione che invocava gli scandali. Spense il televisore con un profondo senso di saturazione. Era certa che il Paese in cui aveva trovato lavoro aveva un'evoluzione media inferiore alla media europea. E viveva quindi la qualità della vita che si meritava. Ma il constatarlo ancora una volta non la faceva stare meglio. Passò nella camera da letto, frugò nella libreria e trovò i suoi appunti sulla meditazione. Si distese sul letto e li esaminò. Dal giorno dopo avrebbe avuto molto più tempo per se stessa e poteva aggiornare il suo programma per avvicinarsi alla non mente. Chiuse gli occhi e osservò il lungo cammino che l'aveva portata a meditare. Si era sempre domandata quale fosse il passaggio migliore per collegarsi con l'invisibile e alla fine si era risposta. La meditazione e si era comprata un'altra vita. Dopo il lavoro, quando la sera piegava verso la notte, si distendeva sul letto, sovrapponeva due cuscini e vi appoggiava il gomito sinistro. Chissà perché accendeva sempre il registratore e lo metteva in rec, sospirava e si abbandonava a quella posizione. La testa crollava sopra le spalle fino a dove poteva abbandonarsi senza che il sonno la prendesse. Egle si spingeva fin là. Poi arrivava lo schianto, come lei lo chiamava, un passaggio dolce e potente che saliva dentro di lei e si spalancava in una nube incandescente. Lo schianto, una nube d'oro che svariava in un giallo color oro. Egle allora incontrava superbamente ciò che la trascendeva, che non era riducibile a se stessa. Quando raggiungeva questo livello di meditazione, non poteva dire con che cosa lei creava un ponte, perché il collegamento avveniva in varie maniere. Il ponte poteva essere con il suo sé superiore o o con la dimensione psichica di qualcuno cui aveva pensato, oppure con qualcosa che incontrava del suo passato. Il ponte diventava un'apertura a ciò che lei chiamava l'infinito innumerevole. Ma che cosa faceva da tramite tra lei e l'infinito innumerevole? L'abbattimento del suo io. Se Egle metteva l'io a tacere, si trasmutava, scalava se stessa e diveniva certa che la sua meditazione, oltre alla sua vita, poteva migliorare quella degli altri grazie alla percezione onnicomprensiva del reale. Da questa profondità... Egle compenetrava molti aspetti della sua vita e presto avrebbe accettato e quindi compreso la caduta in disgrazia nel suo lavoro. Infatti la meditazione l'avvicinava al proprio essere, alla qualità di ogni rapporto, al fondo unitario su cui si basa la vita. Nel suo percorso Egle si scioglieva in una meditazione che poteva ascendere sino alla contemplazione e condurla a una maggiore comprensione non solo di se stessa, ma di se stessa negli altri. Dunque erano in due, la contemplazione e lei, oppure lei e la contemplazione erano un solo essere. Egle aprì gli occhi e si trovò di nuovo nella sua camera da letto. Dall'appartamento di sopra veniva il chiasso di una partita di calcio. Staccò il braccio addormentato dai cuscini e si mise seduta sul letto. Fu certa che lei e la contemplazione, che conosceva come la figlia prediletta della meditazione, erano state un solo essere.